Il bastione a Cagliari nuovamente sfregiato per l'ennesima volta, lastre di marmo spaccate, cartacce, bottiglie di alcolici e superalcolici, anche la terrazza panoramica, la pavimentazione tutta appiccicosa. Antonio Spada, lei da un po' di anni è qui appunto in via Università, lei ha 81 anni, c'è il tanto dopo questo nuovo episodio per chiedere più sorveglianza, però magari per lanciare anche la proposta, bastione chiuso la notte. Allora, bastione chiuso la notte, se non si riesce a trovare una forma per evitare queste cose, è meglio che lo tengano chiuso di notte e lo aprono solo di giorno. E queste cose, queste feste, invece di farle al bastione, le fanno a Susicu, le fanno in un posto dove uno è libero e può fare quello che vuole, penso, perché se il divertimento porta a fare questi scempi, di queste immondezze, di queste bottiglie, di queste cose, per me è meglio che non lo faccia. Adesso da poco è stata riaperta la scalinata dopo un restyling durato anni. Se lei dovesse pensare a una fascia oraria, insomma, da che ore a che ore tenere chiuso il bastione, che fascia oraria propone lei? L'orario, la fascia che serve per poterlo proteggere, perché se non lo puoi proteggere è inutile tenerlo aperto. Quindi la fascia oraria non lo so, perché io dalle 23 da mezzanotte non lo so se l'orario, perché io ormai a quelle ore dormo già da un paio d'ore e quindi non posso dire se vedo questo da quelle ore in poi. Questo, chi è esperto in queste cose deve vedere di fare in modo per proteggere queste cose che costano tanti soldi a noi cittadini e a voi e a tutti. Le capita di turisti che vengono qui magari e che tra una chiacchiera e l'altra le facciano notare magari le lastre spaccate, parlino adesso comunque? No, adesso no, perché adesso mi è messo per le ore che ci sono io. Ma prima qualcuno così si lamentava.